Siano lodati Gesù e Maria. Stiamo celebrando una bellissima messa in onore della Madonna per il tempo di Pasqua che si chiama Maria Vergine del Cenacolo. Una messa incentrata su quello che abbiamo contemplato nella prima lettura, l'ultima proprio frase che è stata anche l'anticolo d'ingresso di questa messa, no? Quindi sono i 12, gli 11 apostoli di cui si dice erano assidui e concordi nella preghiera insieme con alcune donne, con Maria, la madre di Gesù. Quindi la Madonna compare in questa Santa Messa come colei che è stata, diciamo così, la prima e più importante maestra di preghiera del gruppo apostolico. Noi dobbiamo farci una domanda e delle considerazioni. Dopo l'ascensione, la missione degli apostoli non è cominciata se non dopo aver ricevuto lo Spirito Santo con la Pentecoste, e lo Spirito Santo con la Pentecoste l'hanno ricevuto dopo aver perseverato per 9 giorni in preghiera sotto la guida della Madonna. Quindi questa è una cosa fondamentale che ci fa comprendere la verità di una frase che Gesù ha detto nel Vangelo: senza di me non potete fare nulla. La preghiera è qualcosa di assolutamente indispensabile nella vita cristiana. La preghiera serve anzitutto a noi per ottenere dal Signore le grazie che sono necessarie per ben operare, le grazie che sono necessarie per salvarci, in senso proprio stretto, per non combinare guai. Ed è, prima di ogni altra cosa, un bisogno e un dovere. Cioè, se non si prega non abbiamo nessuna speranza. Tutte quante le vite rovinate, che vivono lontane dal Signore, tutto quello che volete, disastrate, sono tutte vite senza preghiera. Tutte le persone che, anche dopo aver fatto un po' di vita cristiana buona, cadono, sono sempre attaccate sulla preghiera. Il diavolo, la prima cosa che attacca è la preghiera. D'accordo? E il segreto è assidui e concordi nella preghiera. Quindi la preghiera non si deve lasciare a nessuno di voi. Ricordatelo sempre bene, eh? Mai. Oltre che un bisogno, la preghiera poi è anche un modo con cui noi cresciamo nell'amore, nell'intimità con Gesù, perché noi non possiamo dire di conoscere Gesù se non lo frequentiamo, e non abbiamo altra possibilità di frequentazione di Gesù su questa terra che la preghiera. Ora, il Vangelo ci ha ricordato la frase che Gesù disse: mia madre e mio fratello sono loro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. Quindi la preghiera non serve soltanto a ottenere le grazie, il rosario che abbiamo detto prima. Ecco, dopo faremo la meditazione serve non soltanto a ottenere grazie per ben vivere, ma serve a crescere nella conoscenza e ad avere la possibilità di sapere quello che devo fare per mettere in pratica quello che Gesù vuole. Però per mettere in pratica quello che Gesù vuole ci vuole la grazia. Quindi la base della vita interiore è sempre la preghiera, quella che ci insegna il Catechismo, la preghiera è proprio vocale, le preghiere del mattino e della sera, il Padre Nostro, Padre Maria, il Rosario, eccetera, sono proprio la base, senza quella è come una casa senza fondamento. Poi l'edificio spirituale chiaramente prosegue con tutto il resto che è necessario, ma quello non lo dobbiamo toccare. Ricordate sempre che il diavolo, la prima cosa, essendo uno stratega militare molto importante, la prima cosa che fa è disarma i suoi avversari. Se noi non preghiamo, siamo come soldati senza armi che devono combattere la battaglia. Penso che tutti sappiate, no? Chiudiamo raccontando un aneddoto, ma lo sapete tante volte. Ce lo ricordiamo di quando padre mio chiedeva a frate: piglia l'arma, dice, mi serve l'arma. E quello diceva: come dice? L'arma la trovo dentro la tasca del lenzaio. Dentro la tasca del saio, questo lo svolto oltre la tasca del saio, trovo il fazzoletto, le cose, le monetine, la corona del rosario. Ci guarda che là dentro c'è stato soltanto il fazzoletto, le monetine, la corona del rosario. Dice: e tu come la chiami? Quindi la rosario è la mitragliatrice, con il rosario che si dicono si smitraglia contro i nemici della nostra salvezza, se quello cade su qua, insomma. Ecco, dobbiamo prendere molto sul serio queste cose, perché noi, come in tutte le cose, non ci accorgiamo della loro importanza, però non è la stessa cosa pregare o non pregare, dirlo il rosario o non dirlo. Ma ho detto il rosario, stavo con la testa per aria, stavo distratto, non ti preoccupare. È chiaro che se riusciamo a dirlo bene tanto meglio, ma se tu l'Ave Maria le dici, quelle comunque sono efficaci. Eppure se tu c'hai la testa per aria, sta tranquillo che il diavolo le sente molto bene. Il diavolo la testa per aria è
un angelo non la tiene mai, quindi te sente che stai a pregare, anche il nostro Signore ci sente e ci dà le grazie necessarie. Quindi mi raccomando, è importante crescere e arrivare, se ti vuole, anche a gradi più alti della preghiera. Però anche Santa Teresa diceva sempre queste cose: tu puoi essere uno più grande mistico di questo mondo, ma tu devi pregare, devi fare la preghiera vocale e devi fare la meditazione, pure se vai in estasi, pure se c'è l'orazione del Pietro, l'orazione dell'accoglimento, quello che ti pare. Da qui non si muove, non si stocca, perché ne va veramente della salute nostra, ma mi raccomando, so che tutte queste cose le sappiamo tutti, ce le ricordiamo. Ecco, la Madonna prima di ogni altra cosa ci esorta alla preghiera ed è maestra e ausilio, diciamo, sostenitrice, accompagnatrice della nostra preghiera. Siano lodati Gesù e Maria. Sì. Sì.